Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi altro appuntamento con quelle che sono le novità in vista di FIFA 22 e in particolar modo, secondo me, abbiamo fatto veramente il botto, perché infatti notizia di pochi minuti, io ho interrotto lo studio perché sapete che sono un po' in ritiro zen per registrarvi questo video al volo e portarvi questa novità, ossia a partire da oggi alle 19 e poi appunto feature che verrà sicuramente implementata a partire di FIFA 22, sarà possibile vedere in anteprima il contenuto dei pacchetti su Ultimate Team prima di andarli ad acquistare. Quindi insomma, capite bene che è una svolta epocale, perché mettete caso un pacchetto da 100.000 crediti, quindi un pacchetto da 20 euro, un Ultimate da 25 euro, io prima di andare ad acquistarlo con FIFA Points o magari crediti vado a vedere cosa c'è dentro e poi in quel caso vado più o meno a comprarlo. Quindi per andarvi a spiegare per benino come funziona questa cosa ho preparato appunto direttamente il link ufficiale delle Pitch Notes, che parlano appunto di una emozionante novità aggiunta alla campagna Festival del Foot, i pacchetti anteprima. A partire dal 18 giugno alle 18 e per tutta la durata del Festival del Football, introduciamo un nuovo modo per accedere ai contenuti Ultimate Team, i pacchetti anteprima. Questi pacchetti ti permetteranno di vedere tutti gli oggetti contenuti all'interno del pacchetto prima che tu debba decidere se acquistare o no il pacchetto con crediti Foot o FIFA Points. I pacchetti anteprima saranno l'unico tipo di pacchetto disponibile nel negozio Foot durante questo periodo e al termine della campagna torneranno a disposizione gli altri pacchetti. Ora scopriamo come funzioneranno questi nuovi pacchetti anteprima e come sarà possibile interagire con loro in gioco. Per la durata rimanente della campagna Festival del Football, tutti i pacchetti Foot disponibili per l'acquisto nel negozio Foot saranno questi pacchetti anteprima. Mentre il nome dei pacchetti risulterà familiare, essi funzioneranno in maniera diversa, perché ti permetteranno di vedere gli specifici oggetti prima che tu debba decidere se acquistarlo o meno. Cosa succede? Se tu scegli di acquistare un pacchetto anteprima con crediti Foot oppure con i FIFA Points, andrai incontro a un nuovo flusso in game che ti mostrerà gli specifici oggetti prima che ti venga data l'opzione di ottenerli. Minchia quanto sono prolissi. Vediamo più da vicino come tutto funzionerà. Perfetto, quindi nel negozio Foot possiamo selezionare un pacchetto anteprima per vedere in anteprima i suoi contenuti. È importante ricordare che vedendo l'anteprima di un pacchetto non stiamo decidendo se usare crediti o Foot per acquistarli. E nota la sezione evidenziata sotto che segnala che il pacchetto che selezionando è un pacchetto anteprima. Quindi vedete, in questo caso abbiamo un pacchetto da 25.000, da 45.000, da 50.000 e si tratta di pacchetti, come vediamo, anteprima. Vedete? Preview Wall Packs abbiamo in alto a destra. Una volta che noi avremo selezionato di vedere in anteprima il pacchetto, vediamo l'animazione dell'apertura del pacchetto che possiamo guardare o saltare, quindi come se noi il pacchetto l'avessimo effettivamente acquistato. Dopo l'animazione di apertura ti verrà mostrata la lista di tutti gli oggetti contenuti nel pacchetto, permettendoli di esaminarli appieno, e a questo punto non avrai ancora deciso se vorrai acquistare o meno il pacchetto con crediti o FIFA Points. Se decidi che vuoi acquistarlo, puoi farlo premendo il bottone appropriato, quindi vedete, si schiaccia X e puoi andare a selezionare 25.000 crediti o 350 FIFA Points in questo caso. Se decidi che appunto il pacchetto lo vuoi acquistare, ti verrà mostrata una schermata finale che ti chiederà se appunto procedere all'acquisto tramite crediti o FIFA Points. Gli oggetti che trovati nel pacchetto anteprima non mostreranno se sono doppioni oppure no. Se ottieni un doppione da un pacchetto anteprima potrai interagirci negli stessi modi una volta acquistato il pacchetto. Quindi vedete, questa poi è la schermata che vi apparirà una volta che avete selezionato l'opzione di acquistare il pacchetto. Cosa succede però se il contenuto del pacchetto ci fa altamente sboccare e di conseguenza non vogliamo andarlo ad acquistare? Se deciderai di non acquistare il pacchetto, noterai che il pacchetto visto in anteprima rimarrà nel negozio e su di esso apparirà un timer aggiornato come evidenziato nella schermata sotto. Questo timer deve scadere prima che tu sia di nuovo in grado di vedere in anteprima un pacchetto dello stesso tipo, quindi ipotesi, ok? Ipotizziamo che qui abbiamo un pacchetto da 100.000 e un pacchetto da 125. Io posso vedere un pacchetto in anteprima prima di decidere di acquistarlo. Altrimenti scatta questo timer, che può durare fino a 24 ore, credo più diventa raro il pacchetto, prima di poter rifare la stessa cosa. Altrimenti si può procedere all'acquisto del pacchetto in maniera regolare, quindi senza sapere quello che ci aspetta. Se vorrai vedere un nuovo pacchetto già visto in anteprima per rivedere i suoi contenuti e continuerai ad avere l'opzione di acquistarlo fino al momento in cui l'anteprima sarà ancora attiva e i pacchetti anteprima saranno ancora disponibili nel negozio, con un paio di eccezioni.
Ossia, abbiamo i pacchetti a tempo limitato, in quanto in FUT alcune offerte di pacchetti sono disponibili per un tempo limitato, quindi ad esempio, che so, i lightning rounds o questi che durano 24 ore, e i timer di aggiornamento dei pacchetti anteprima non appariranno nello scenario in cui il limite del pacchetto dovesse essere scaduto prima del timer di aggiornamento e sono indicati dal counter il pacchetto scade in, eccolo qua. Quindi per esempio se oggi mettono i pacchi alle 7 che scadono domani alle 7, se io guardo l'anteprima alle 19.30, ok, e ho 24 ore di tempo per decidere se andare poi ad acquistare o meno il pacchetto, devo farlo prima delle 19 del giorno dopo, altrimenti nonostante non siano passate le 24 ore il pacchetto è comunque scaduto. Oppure i pacchetti a quantità limitata, ovvero quei pacchetti che sono disponibili in quantità limitata, quindi per esempio questi, vedete che vi dice ci sono 15 pacchetti rimanenti. Se il timer di aggiornamento non è ancora attivo, puoi acquistare il pacchetto, in questo modo avrai di nuovo la possibilità di vendere un altro in anteprima in caso ce ne siano altri disponibili, oppure aspettare che il timer si esaurisca, a quel punto avrai la possibilità di vederne un altro in anteprima. Nell'esempio mostrato sotto ad esempio 20 ore e 35 minuti di tempo prima che il pacchetto scada e sia rimpiazzato da un altro in anteprima. Quindi, ecco, per esempio, eccolo qua, vedete? 20 ore e 35 minuti dopo che io ho visto l'anteprima e non l'ho acquistato. Quindi ragazzi, io credo che sia veramente una svolta quasi epocale con EA che risponde in maniera determinante a quelle che sono le varie accuse, tra virgolette, di gioco d'azzardo, eccetera, eccetera, ed è un passo in avanti fatto in quello che è il problema dell'acquisto dei pacchetti, che insomma è una roba abbastanza annosa e che ci portiamo dietro da tempo. Quindi questo per quanto riguarda i pacchetti. Poi una flash news anche al volo, perché si parla di un'ulteriore novità in vista di FIFA 22, ossia possibile addio di Pierluigi Pardo e Stefano Nava come commentatori. L'account Twitter ArcadeFoot dice che ci sarà un nuovo commentatore almeno per la versione italiana e ha nominato Lele Adani come nuovo commentatore con tanto di emotta bomba, quindi come massimo scoop. Tuttavia però non sappiamo se effettivamente ci sarà un doppio cambio, quindi sia Pardo che Nava andranno via, o se sarà Adani a rimpiazzare Nava, o se arriveranno sul titolo videoludico sia Adani che Riccardo Trevisani, come appunto viene detto all'interno dell'articolo, per andare a riproporre quella che è la storica coppia, diciamo, di Sky. Quindi due novità, raga, molto molto importanti oggi, sicuramente quella dei... veramente veramente golosa, bombissima sotto questo punto di vista. Fatemi sapere se siete contenti di questa roba. Io credo che ci stiamo muovendo nella direzione giusta, dai. Piccole novità che iniziano a trapelare e sembrano decenti, quindi magari poi ci faranno anche un gioco con un buon gameplay. Vi raccomando, mi ricordo di iscrivervi al canale, un bel like, in descrizione il piattaforma viola per le live giornaliere. Un abbraccione e un salutone al vostro Riberoschi. Ciao ragazzi.